tutte ragazze. Questa è la mia seconda proposta per il trucco di Natale. Troverete tutto, foto, eccetera, man mano che si va avanti col video. È un trucco un po' con questo similcocco anni 20, anni 30. E questo video, non sto prendendo niente, ho preso ispirazione da questo giornale, da questa rivista, che è quella di Grazia. Numero 51 del 19 dicembre, dove c'è Freida Pinto, che è l'attrice quella di The Millionaire, che ha questo trucco per le feste. E ho preso appunto spunto da lei. Volevo fare anche la capigliatura, però ho visto ma non mi piaceva sul mio viso, e ho lasciato solamente questa specie di cocco tra virgolette anni 20, anni 30. Faccio vedere il trucco, che vedete anche nelle foto. È un trucco molto molto semplice. Ecco qua, questo rosetto rosso, questo un po' di marroncino sugli occhi, non vedete niente con questa luce comunque, e questi fiocchettini a forma di eccoci, un problema con questa telecamera. E quindi questo è l'effetto finale con una maglia abbastanza festiva. Vi lascio le foto e vi mando un grosso bacio, e spero che anche questa seconda proposta, una proposta un po' più semplice, una proposta un po' più fine, più elegante, possa piacervi. Lo so che il primo che ho caricato è una proposta un po' non tanto portabile. Spero che questo appunto sia di vostro gradimento. È molto molto facile da fare, 5 minuti proprio, per quando andiamo di fretta, che si è fatto tardi la mattina del 25 e non c'è tempo di far nulla. Facciamo un close up con un dorato sotto uguale a quello che c'ha lei, un rossetto rosso. Mi rendo conto che con la luce gialla non si vedrà quasi niente, ma comunque vi mando un bacio e tanti auguri. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Here to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Damn, baby, do you recognize me? It's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying,